Gino Signori è il quarto giusto dell'umanità ricordato nel giardino delle scuole Pier Cironi con la piantumazione di un albero e con una targa a lui dedicata. La cerimonia si è svolta sabato alla presenza delle autorità cittadine e della famiglia del pittore di origine pratese. La sua arte, ricordata oggi con una selezione di opere affiancate da alcuni studenti, esprime la bontà d'animo e la fede che lo contraddistingueva. Classe 1912, Signori salvò una ragazzina ebrea da morte sicura mentre si trovava internato all'ospedale di Amburgo. Una storia che è rimasta sconosciuta per tanti anni anche agli stessi familiari. Lui era solito dire: chi salva una vita salva il mondo intero, ecco. Questa frase, insomma, ci deve far insegnare, insomma, che da una vita, insomma, si può ripartire con determinazione, voglia e tutto quello, insomma, che uno può mettere a disposizione, ecco. Questa giornata suggella un percorso didattico iniziato anni fa con la decisione del precedente dirigente scolastico di trasformare l'area verde esterna in un luogo di memoria che trasmetta ai più giovani i valori della fratellanza e della solidarietà. È una dimostrazione di quello che fa la scuola per costruire un patrimonio immateriale di valori che sono il bene sicuramente dell'umanità. Il titolo conferito a Gino Signori dallo Stato di Israele risale al 1984. Il 6 marzo del 1985, esattamente 36 anni fa, a Prato, gli è stata consegnata la medaglia, che ora è conservata al Museo della Deportazione di Figline. La giornata dei giusti tra le nazioni significa che è indispensabile ricordarsi degli altri anche nei momenti di difficoltà.